when it hurts like this. We climb the hillsides, jump down and have a fight. That's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad.
Bassogna. Bassogna vince la meglio per noi, Bassogna. La gara di casa è la gara di casa, ma quel braccetto all'inizio però vi ha fatto un po' tremare. Il braccetto all'inizio ci ha fatto tremare, sì, effettivamente. Però poi non abbiamo mollato, abbiamo detto non dobbiamo esagerare, dobbiamo continuare, dobbiamo prendere il nostro passo, abbiamo visto che la macchina poi c'era. Cortese, e quindi accogliamo con un grande applauso i vincitori del 33esimo trofeo Peglio 4x4, terzo trofeo, Acqua Valenio 2, campionati, Alberto Gazzetta e Denis Cortese, che si aggiudicano anche un antico premio, un orologio messo in palio dall'oreficeria Boglietti di Biella. Ed eccoli qua, l'Albertino e il Denis. E allora anche per voi ragazzi, Alberto, con la tua passione hai trascinato Denis dentro questo mondo, tra parentesi, per passatemela, di pazzi, nel senso di fuori di testa, su e giù per queste rive, nel senso buono, no? Un trofeo che finalmente entra in casa Gazzetta. Guardate, un sogno che ce lo siamo goduto tutto. E ci andrà un bel po' a farlo smaltire, ci rimane il cuore. Grazie a tutti, grazie a Denis, grazie a tutta la mia famiglia, l'assistenza, l'organizzazione che è sempre spettacolare. E anche Stefano Belli, che è grandioso. La parola anche a Denis. Denis, da qualche anno a questa parte condividi l'abitacolo con Albertino, avete carezzato il sogno di salire su questo gradino più alto del podio. Da qualche anno a questa parte arriva finalmente questo successo di una grande passione che vi unisce. Sì, diciamo che, scusate la voce, non ce l'ho perché ieri sera ero anch'io nei premi con Stefano. Di sera verso oggi, per cui no, dico, è un sogno che diventa realtà, perché vince la Veglia dopo che la gara effettivamente te la segui già prima, la segui dopo, poi ci corri pure anche dentro. Grazie mille a tutti, e ringrazio mia mamma e mia moglie specialmente, che gli è venuto il cardiopalma sulla S quando stavo per capottarci, per cui grazie che sopportate questa mia passione. Allora complimenti, davvero, complimenti. Ma ci vuole proprio, ci vuole proprio. Grazie, ci siamo anche noi. E allora eccoli qua i trofei che vengono consegnati. Allora Giuseppe Rigo, Giuseppe Rigo, se puoi aiutarci nella consegna dei trofei, anche Stefano Belletti e naturalmente Vanni Gazzetta, vieni, vieni. E allora, per consegnare i trofei, Giuseppe Rigo, Giuseppe Rigo, venite qua a consegnare i trofei, quindi questa... Giuseppe Rigo per il terzo classificato, dov'è Giuseppe? Stefano Belletti, due vecchie glorie del fuoristrada, eccolo qua. Giuseppe Rigo che appunto con il 77 terzo sul gradino del podio consegna il trofeo al terzo classificato, Stefano Fioroni. Rimanete qua al fianco, così Stefano Belletti che ritroviamo, altro grande protagonista dell'off-road fuoristrada negli anni 70-80, al secondo classificato Ivan Martorelli, eccolo qua, Stefano Belletti. E allora, l'abbiamo detto, di padre in figlio, quello che è mancato a Vanni, il trofeo meglio 4x4, lo consegni direttamente nelle mani di tuo figlio e di Denis. Eccoli qua, il trofeo dei vincitori, la passione, mettiti lì Vanni, 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 mettiti lì, da padre in figlio, io l'ho detto così, quindi eccola qua la tradizione. Signore e signori, quindi l'orologio anche dello sponsor, abbiamo un orologio. Buono, sono lì! Stavate a fare la comunità! Voilà, la volata, cazzo!